e creare dei ponti tra offline e online, no? Creare dei ponti essenziali. E quindi vabbè, facciamo, che ne so, il live coverage, però lo facciamo in modo perché da una parte tutti i contenuti c'è una redazione live, appunto, ci sono io, ci sono tutte le persone. Che cosa sono politiche, e poi siamo collegati con la regia, quindi da una parte noi proiettiamo le cose che vengono sono fare durante guardi streaming, tipo live, se volete in realtà c'è invece chi è in sala e cosa si sta a fare le foto viene preso, facciamo conto della e poi si crea una cosa bella che la chi è a casa che ti fa vedere dopo si sta vedendo dialoghi ciao che appunto è una cosa poi esponenziale come ti incontrati se non riesci a parlare dopo si creano infatti con loro si fa sempre tipo trending topic si riesce sempre a creare ma poi anche la qualità sì, noi ci lavoriamo no, è bello, l'ho contattato perché volevo chiamare il relatore a ottobre in collaborazione con loro. Questo è il bisogno che ti presenti il relatore. Siamo già con lei, no? Perché lui si chiamava di Firenze, No, non so se fa con altri, però vorrei andare un po' per le lezioni di fondo, tutto, c'è video, anche lì purtroppo come dice la presentazione devi diversificare, poi il programma si può puntare su non è più così devi trovare quello più possibile. Perché purtroppo c'è il digitale c'è dedicato per il sistema però allo stesso tempo c'è cioè, Thank you.
Thank you.
prenderla. Lo facciamo vedere la nera della serie. Something that we didn't plan, but you are here, and we want exactly. Dimmi tu quando posso partire le cose. So thank you, Aaron Pilofer, for your talk. It's been interesting, and we are really glad to participate in our event. And we'd like to know what you think about our format. So this division about with your talk, and then 7 minutes and 3 per class, and then the brainstorming that you will not assist to, but at least you know that we planned our event like this. And we'd like to know. What do you think about this?
I thought it was great. The interactivity is good. There are lots of good questions. When I spoke, I thought people had really important things to say. We've used sort of the lightning talk format, that's what we would call it, sort of 5 minutes rigorously timed. And what's interesting is often, so this can be more interesting than longer speeches. So that was great. And do you have any suggestions for us for a future event or something that, I don't know, something from US that you think that we can learn and that we can apply to our next event? Well, I mean, it depends on what you're trying to achieve. If it's just about getting as many ideas out as possible in as short a time as possible and sort of getting people kind of stirred up about different things, this is a great way to do that. We've tried unconference formats in the past, and that's a little harder because what it means is you don't have any prepared speeches or speakers. And so the people who actually come are the ones who end up organizing discussions. And so the topics just sort of arise naturally. It's a different sort of a structure, and sometimes it can be very effective, but it sort of depends on what you're trying to achieve. And what do you think about the fact that we are students of communications and we organize and learn about communication? Do you think it's somehow just a way to sort of make us talk of yourself? Or do you think it's something that is useful and it can have an impact to the community? Well, I mean, I think what we saw today is the breadth of communications, from social media to journalists to you name it, to marketing, to all of it. And so what I think it showed is that there's such a range in ways that communications can be applied that, I mean, as a student, I think that would be very important to see and to understand and be part of, to understand sort of the value. Last question. Our goal was to create somehow innovative and new, and do you think we can achieve that goal? Yeah, absolutely. I mean, first of all, I've never had somebody standing over here sketching what I'm saying in real time. That was pretty cool. That's never happened. And of course, it's all in Italian, so I can't understand a word of it. But I took a picture, so we'll translate it later. But no, I think this was very innovative, very interesting, and very profound. Okay, so thank you very much. Thanks for having me. Let's do it now. Questo sì, mi aiuti tu a fare commento le tramite, sì? Sì. Non avevo detto che io faccio solo una domanda per un evento. Visto che si deve fare lei. Sì, no, ma per la domanda. Magari però non ci vedi proprio, se no va più con la tua. Ah, sì, certo. Ti prendi sempre con la tua, sempre con quella. Oh, vuoi farlo con la tua? No, farlo con la tua. I have to. It's so good. I don't know. It's like, you'll notice my Italian is not good. Well, so okay, I think we can just stop. We're not supposed to speak Italian, but we are supposed to know when to speak properly. Una bella voce forte, eh? Quando parli, forte. Ok, intanto ci interessa più tanto la tua risposta. Okay. Allora, l'Euro-Mediterraneo sta diventando sempre più una macro area con caratteristiche economiche positive e comuni. Okay. Vediamo se va bene. Okay, I'll try to translate. Okay. Let me ask, is this for... Okay, so am I looking right at the camera, yeah. Or am I looking pretending that somebody asked me? So, Euro-Mediterranean region is becoming more and more a sort of macro area with similar economic and political characteristics between the countries. Nevertheless, there are still strong cultural differences between the countries. And these differences reflect very much in communication, both journalistic communication and institutional communication. So my question is, in the USA, the melting pot culture
has led to a sort of elaboration of common codes and among different cultures. In Europe, this is a little bit more difficult because there is more closure, more resistance. Nevertheless, we have the European Union, but it's a cultural issue. My question is, how the new communication, the new tools that you described, could help this process of intercultural communication, even in Europe, and in particular for institutions? Well, I mean, social media, I think I would just jump to immediately as one way that tools can help kind of close those gaps. On Twitter, for example, you see that there's an amazing amount of diversity, more so than among New York Times readers, even. New York Times readers tend to be very, very homogenous. So I think social media provides a mechanism that allows us to reach out beyond the sort of barriers that we're always faced with in the journalism world, which is the people who naturally kind of come to us. And it allows us to reach out into their community and tap areas that we wouldn't otherwise have access to. That's it. Thank you. Okay. Obviously, I will send you all the information about Congress. Okay. Yeah, and the other Congress that I told you yesterday, but it's a different thing. Okay. Yeah. In October. Thank you very much. Well, that was easy. Yeah. Poi mi dovrei chiedere, non lo so, gli chiedo se possiamo mettere sul blog. No? Because we didn't plan the interview. Se ce l'ha rilasciato. Sì, adesso un po'. We will use it as a feedback actually, but Thanks for having me. Sì, no, no, non c'è fretta, perché è una cosa che si terrà a maggio, per il caso del fatto che... Ok, o lo passiamo per l'altro, ce l'avete tu? Sì. Siamo a posto. Chi è che deve fare altre interviste? Altre interviste chi le deve fare? Quelli di? Sì, sono andati via l'una. Quindi se ci riuscite a farli voi, date queste risposte. Chiamo qualcuno dei miei. Io vado un po' al bagno. No, perché? Grazie, per l'improvviso. Ma c'è rientrato gente? No, mettiamo le sedie. Anzi, io mi preparerei qui. Io mi preparerei qui. E io sta Alessio. Stamattina con la camicia nel pantalone. Sì, mo, sì, te l'hai andata subito prima. Guarda pure io comunque, ma sono sudata che non te lo dico. Sono in caldo. Qui è pronto, io non posso pure andare. Basta. No, non credo, cioè aspetta. Sì, però le riusciamo a mettere da lì, così qua evitiamo di fare danno. No, non vuoi. Ci sono i fili da qua. Ce l'avete fatta le camere? A chi? Ce l'avete fatta le camere? Posso così? Eh no, io volevo cercare le cose da qua, perché qui c'è un bagaglio. Aspetta, c'è più spazio? Ah, portiamo queste che abbiamo. Perché però non mi voglio inciampare. No, ma lasciamole pure fuori. Sì, ma no, raga, io non mi posso inciampare. Aspetta, lascia. Perché avete tirato fuori questo? E dove si devono sedere? Questa lasciala qua. Ah, perché sta qua questa? Cioè, no, in realtà non ci sei più là. No, però... io lascerò solo il computer. Ma questa è ora faccio vedere. Sì, ma non capisco perché avete tolto questa e messo quella. Non lo so. Quante devono essere le sedie?
Quanti ne sono loro? 10? Anzi, no. Che No, il relatore. No, non ci vanno tutti qua dietro. Quindi una, lasciale qua avanti. Mettile così. Tanto pure che stanno qua, non importa. Però per lo streaming non sta il problema. Mi puoi dare la mia borsa? Questa? Dove? Dove la facciamo? Ah, ok. Allora, per creare un tecchino da qualche parte. No, meglio usare questo, guarda. No, voglio sapere qual era delle due. Se c'è tanto, ok, sì, buonissimo. Attenzione. Carica 100%. Lo mando tipo stasera o domani perché non lo pensavo. No, perché lo presentiamo in quella lì perché ho detto che lì. Comincia domani. Comincia da un'ora adesso. Mi coraggio. Non è proprio fatto monitoraggio sui tassi di rischio. Infatti noi siamo finanziati da Open Society, sono i 15, sono 15. Tra l'altro nel manuale che ho fatto di pedezzo, però facciamo sull'aperto dell'accesso, che è una barbelletta, perché il processo civico che è troppo che... No, cioè, io non ho capito, vuoi pensare tanto che c'è quella limitazione dei documenti comunque pubblici, allora, sì. È la base. Cioè, alla fine... Alla fine, sai, le stesse limitazioni della 241, come cosa di... Chiaro. Beh,
Sì, tu lo conosci il messo vegetario? No. Allora, sì. Sì, no, io sì, lui ci fa, cioè, ha fatto anche ci fa dei workshop sulla parte legale dell'accesso. Che non è un FOIA, cioè. No, ci sono una serie di, come tra l'altro nella prima versione, a parte che questa cosa che è un decreto trasparenza, consultazioni zero, cioè, è stato approvato a gennaio, è sparito, è pubblicato in Gazzetta Ufficiale l'altro ieri, e giravano delle bozze così, la prima bozza che è girata non c'era più, cioè perché dice l'articolo 18 del questa cosa era sparito e non era stato in alcun modo reintegrato. Adesso poi l'hanno rimesso nelle bozze successive, credo che Ernesto abbia, diciamo, un zampino in questo. Però è una roba grande, nel senso che l'hanno presentato come il FOIA italiano. Ecco, so, però non lo è, nel senso che se tu lo fai a gennaio, fai elettorale, mi dici poi. Cioè, e allora qual è la differenza? No, no, ma di fatto hai il, cioè, il cittadino ha lo stesso accesso che aveva quello che è lui. Ah, vanno, ecco. Cioè, sono specifici, no, per una presentazione. No, in alcuni casi qua dovremmo essere abbastanza tranquilli. No, carino però. Poi dalla seconda parte c'è il video. No, per me ci siamo anche sulla prossima. Sì. Nel senso che io ci posso. Cioè, non voglio oscare a farlo di sempre. Come è andata la conferenza? Io metto il cilantro, guarda, non vuol dire. Va bene. Naturalmente, grazie a tutti, perché sono sicura che
mettersi alla prova, appunto, come dicevamo, provare a fare qualcosa, non soltanto resistere, ma sia proprio il modo migliore per far vedere anche di cosa sei capaci, anche per capire quali sono gli elementi forti su cui contare. Quindi grazie a tutti e buona continuazione. Well, thank you for having me. I've been enjoying this very much. This is an interesting format. We were talking a minute earlier about the quick kind of talks. We do this a lot, and I think sometimes it gives people the opportunity to hear many, many ideas in a very, very short time. I think it's a fabulous grazie ancora anche a Roper. Allora, ricordo solo questo, l'hashtag adesso è brainstorming e è cambiato l'indirizzo dello streaming che trovate sui social, sia per il presidente per vedere come di streaming. E intanto buon lavoro a tutti. Grazie. Allora, grazie. Io intanto vi reco le scuse di Navalli che ha avuto un problema e quindi mi ha lasciato stamattina il testimone di oggi pomeriggio. Però credo che anche a nome suo e quindi tutti gli altri che sono docenti qua, la prima cosa che devo fare è un applauso a voi che avete organizzato questa giornata. Lo dico come uno dei vostri docenti, fa particolarmente piacere e anche fa rinascere lo spirito di quello che era gli studi di comunicazione, poi che fa questa vostra presenza e impegno in prima persona nell'organizzare eventi, nell'essere protagonisti della giornata. Quindi davvero grazie per questo spirito innovato di cui c'è particolarmente bisogno. Noi abbiamo davvero poco tempo, perché siamo stati lunghi la mattinata e perché alle 3 c'è una sala organizzata per un altro scopo, quindi abbiamo davvero 3/4 d'ora. Quindi io proporrei una rigida, diciamo, limitazione di 5 minuti all'intervento, 7, diciamo, per la tolleranza massima. Tra l'altro alcune persone di quelli che dovranno intervenire non ci sono, dico Massimo Di Menes, che va a fare una lezione a Rimini, quindi ha voluto lasciarci, così come fattori, e stiamo aspettando il prorettore. Io stesso mi sottraggo dalla lista degli interventori, perché coordino, quindi dirò due parole, non mi tolgo, diciamo, dalla pesca di dover dire due parole, però insomma non farò per il proprio intervento. Quindi niente, lì. Chiedo a tutti quelli che interverranno di stare 5 minuti, dopodiché gli togliamo la parola in maniera anche scortese. Allora, io stamattina mentre ascoltavo prima la relazione di Wolfer e poi la successione della staffetta, insomma, avevo un pensiero ricorrente, diciamo, a parte appunto l'ammirazione per l'organizzazione, anche per la presenza, perché stamattina c'è stata una partecipazione che certi colleghi accademici, come dire, gli direbbero profondamente, quindi non è da poco. Insomma, l'idea che circolava in testa, è specifico che parlo come vostro docente e non voglio coinvolgere, se non ne sono tirato per i capelli, il ruolo di direttore della scuola di giornalismo, perché in questo momento non vorrei esercitarlo, questo ruolo, non serve più. Ma quindi dicevo, la parola che circolava qui nella mia testa, l'idea era quella della orizzontalità, cioè la mia impressione è che tutto stia diventando orizzontale, la comunicazione prima del resto. Vabbè, non credo di dover fare, come dire, il facile paragone della politica, no? Della democrazia partecipativa e della richiesta di essere in prima persona fra coloro che prendono le decisioni, eccetera, eccetera. Soffermiamoci sulla comunicazione. Pensate alle parole della staffetta: rete, comunità, condivisione, dialogo, partecipazione. Cioè, sono tutte parole che esprimono un senso, un bisogno, non so se una
aggiornamento o una condizione data di orizzontalità. Il che, come dire, va benissimo, però io in questo sono un po' conservatore e mi viene, come dire, da interrogarmi se questa orizzontalità si porti dietro la autorevolezza che invece aveva la verticalità dell'informazione. Cioè, in qualche modo non posso non sottolineare, e questo esempio mi valga anche per quello che penso della politica e della partecipazione in politica, non posso non pensare che certi meccanismi su cui, come dire, gli ordinamenti giuridici hanno lavorato a lungo per mettere a punto sistemi di autorevolezza, siano stati in qualche modo stravolti e non trovino ancora una degna sostituzione. Cioè, quello che vi voglio dire è sostanzialmente questo, che abbiamo ragionato molto appunto delle dinamiche di dialogo, dell'esserci, del partecipare al fenomeno comunicativo, e abbiamo parlato pochissimo dei contenuti, della fondatezza e appunto della autorevolezza di ciò che si comunica. E questo non vi posso negare che a me un po' preoccupa. Vedete, il caso del New York Times è un caso molto importante, è un caso molto particolare, perché dietro le pagine che ha messo in piedi Aaron in questi anni online, dietro ai fenomeni di partecipazione e di costruzione partecipata, la notizia che ho sentito anche con gli esempi che ho fatto ieri alla Città del Capo, c'è la redazione del New York Times e c'è una storia di autorevolezza, un giornalismo, come dire, talmente serio e talmente capace di convincere, no? Che in qualche modo, come dire, non ha bisogno di sentire che cosa sia alle spalle per essere sicuri che sia un muro, che sia una solidità della macchina che produce l'informazione. Allora, in questo caso capisco che, come dire, i fenomeni di cui siamo andati parlando e verso cui tende comunque l'informazione siano fenomeni, come dire, che aggiungono, che migliorano, che perfezionano, che dettagliano l'informazione. In molti altri casi resto comunque spaventato dei fenomeni, tutti e soltanto orizzontali. Credo che, insomma, anche alcune delle cose che sono successe, non so, con Wikipedia e Roth recentemente, mi dicano quella di Palunga, no? Su quello che intendo, o appunto sulla circolazione di informazioni o di consensi dell'informazione, per esempio prendete il nome di Rodotà, stamattina hanno twittato 4.677 voti, tutto hanno scatenato questo caos nel paese. Allora, capite che queste sono oggi le mie preoccupazioni, l'autorevolezza della fonte informativa, qualcuno potrebbe dire l'accountability, il che mi rimanda immediatamente a pensare che questo lo faccio come direttore della scuola di giornalismo, che ci vuole una costruzione della informazione, dell'educazione, dell'istruzione, che fa informazione fuori dalla rete, prima dalla rete. E in secondo luogo, mi spingono a pensare che, come dire, in qualche modo noi dovremo trovare ancore diverse da quelle che avevamo un tempo, perché francamente o io sono troppo vecchio per vederle, o in questo momento sono davvero un po' ad annaspare e a, come dire, costruire bricolage di informazione invece che ad affidarmi a una firma in cui credo, di cui mi fido, eccetera. Questo naturalmente sapete bene, molti di voi sono stati miei studenti, sono ancora miei studenti, io sono un, come dire, un fan dell'accesso, dell'apertura, ritengo l'accesso il diritto di questo secolo, no? Sostituisce la proprietà, quindi sostituisce i rischi, però in qualche modo mi trovo ancora spaventato e insicuro nel muovermi in questo mondo tutto orizzontale. Detto questo, non posso più dire tempo e do la parola a Valentina Lazzarini. Che non sa accendere il microfono. Sono così abituata a parlare in pubblico che non ho idea di come si accende il microfono. E soprattutto non ho mai usato il microfono in tutto il tempo di questo laboratorio. Brevemente, se ancora vi mancassero degli elementi su quello che è stato il percorso di questo laboratorio, volevo darvi così due accenni su quello che hanno fatto soprattutto i 28 studenti di questo laboratorio, che poi conoscerete uno a uno perché abbiamo anche una sigla finale di questo laboratorio. Allora, gli elementi sono: ci siamo divertiti tantissimo, ci siamo arrabbiati
medi, ci siamo annoiati, assolutamente non abbiamo avuto tempo, perché tutto questo è stato realizzato in 2 mesi. 2 mesi in cui, oltre a questo evento, abbiamo messo in piedi un blog su WordPress, nel quale pubblichiamo come minimo 2 articoli al giorno. Abbiamo una media di 150-200 visite durante la settimana, sono sulle 200, nel weekend siamo sulle 150 visite giornaliere. E scriviamo articoli principalmente in italiano, però grazie al contributo di alcune studentesse straniere che sono scelte l'Italia come luogo di studio, scriviamo anche articoli in francese e in inglese. E questi articoli riguardano tutto quello che interessa, affascina, colpisce, incuriosisce gli studenti stessi. Sono loro che propongono l'agenda di questo blog. Come è stato possibile realizzare tutto questo? Con una scelta di sostenibilità da parte mia, che ero un po' sola, come un referente scientifico importante, però un po' sola, la continuità e dovevo affrontare appunto 30 fantastici studenti. 29, veramente il primo l'ho dato subito, 29 fantastici studenti, allora ho detto ok, facciamo un downgrade e smettiamo di essere una tutor che è, come mi hanno detto, la sottoposta della professoressa e proviamo a essere soprattutto uno studente esperto, metterci nei loro panni, non dare ordini, dare qualche indicazione dell'esperienza e vedere come lavorano loro, se sono in grado di auto-organizzarsi. E soprattutto cerchiamo di rispondere un po' a quella fame, non ci nutrono, di questi studenti, dando loro 2 cose principalmente. Un po' di azione, che è venuta fuori nella communication, quindi cercando di rendere il format delle nostre lezioni il meno noioso possibile e il più coinvolgente per loro. E soprattutto diamo loro un po' di fiducia, perché quello che secondo me manca in tantissime esperienze che diventano dolorose per chi le affronta all'interno di un curriculum pieno come quello dello studente oggi, di un curriculum teso come quello dello studente oggi, è il fatto che spesso non si dà fiducia a loro su quello che possono fare, quello che possono anche tirare fuori da un programma, per esempio, standard, di insegnamento standard, personalizzandolo, arricchendolo, aggiornandolo, movimentandolo con la loro forza e spinta creativa. Quindi il mio intervento finisce qui, con un grazie, un invito per la bellissima esperienza, a tutti. Grazie Valentina, adesso basta perché sennò loro vedo diventa ci scommuoviamo e passiamo invece per un duro intervento al professor di storia che ha corretto. Abbastanza indicativo. Buongiorno, grazie a tutti, grazie per avermi invitato a partecipare, grazie agli studenti che hanno preparato gli interventi di questa mattina che ho trovato interessanti e stimolanti. Come dicono i ritratti, ne sono venute tante suggestioni, che è una cosa che odio normalmente sentire dire, ma in effetti è stato così, molte provocazioni. E in primo luogo, ovviamente, per fare una giurista un po' pesante, no? Che è il mio compito vero nell'ambito del corso, e ho notato che manca un pochino, come dire, non è emerso in modo particolarmente significativo la consapevolezza di quanto questi aspetti della comunicazione tocchino sfere di diritti a cui si sta dando un riconoscimento progressivamente più intenso. Banalmente dal dato che non ci rendeva possibile accedere ad alcuni contenuti online perché eravamo tutti collegati, no? Giustamente sullo stesso sistema wifi, ci rendiamo conto di come banalmente questo strumento che voi date un po' per scontato di utilizzare nei rapporti di comunicazione su cui avete diciamo, concentrato la vostra attenzione stamattina sia ad esempio funzionalmente collegato alla larghezza della banda possibile. E quindi a come viene regolato quell'accesso a questa banda, a quali costi, quale qualità, e quindi questo come influenza il tipo di comunicazione che vi apprestate a utilizzare. E in questo senso diciamo che questo è il diritto che si appresta a diventare un dibattito anche internazionale, dovrebbe essere quello fondamentale di accedere ad internet come un diritto fondamentale, che qui invece abbiamo dato come acquisito e come strumento appunto di comunicazione e di informazione.
gli altri diritti che sono strettamente collegati all'attività che voi esercitate e che diciamo alcuni stanno sperimentando da neolaureati, altri ovviamente con una maggiore e più intenso bagaglio di esperienza, sono collegati a altri diritti, quali quello della riserva terza, abbiamo parlato moltissimo di social network, di uso dei social network. Non è stato menzionato come il fronte della riserva terza incida significativamente sull'uso di questi social network, su come questi vengono poi utilizzati dagli stessi social network, non solo da chi utilizza i social network per fare comunicazione, ma dagli stessi social network per come dire, gestire queste informazioni cosiddette big data secondo i più vari usi. Alcune recenti notizie di ricerche che cominciano a condursi in quest'ambito, soprattutto negli Stati Uniti, ci disegnano un orizzonte per certi aspetti anche allarmante, no? Leggevo che la CIA di recente pare stia acquisendo dai vari social network, più Amazon e vari, una serie di dati che conserverà per sempre su una nuvola per poter monitorare in termini di sicurezza, ovviamente, i comportamenti di tantissime parti della popolazione. Per cui fasce di diritti che sono lasciati un pochino in secondo piano nella riflessione che abbiamo condotto oggi, ma che secondo me condizionano significativamente il tipo di attività che vi orientate a fare. E invece sull'attività alcune provocazioni nascono sulla figura dell'operatore dell'informazione, che sappiamo che in Italia è anche professionalizzata secondo la normativa che regola l'ordine dei giornalisti e l'accesso a questa specifica professione. Quindi grande varietà di mezzi, grande varietà di professionalità che si accingono a relazionarsi per fornire informazione o per comunicare interattivamente, abbiamo visto con una serie sempre più ampia di utenti, sullo sfondo questa tipizzazione che nella nostra, nel nostro ordinamento vede riconoscere una particolare, come dire, qualità, possiamo dire, proprietà a una specifica figura professionale, su questo se fosse con la giacca giusta oggi ci potrebbe dire lungamente il professor Donato. E un ulteriore spunto, e poi mi accingo a passare la parola, ovviamente la giornata di oggi era concentrata sui new media, no? New media, social network, e qua trovavo interessante vedere come come dire, per un fenomeno che dal punto di vista dei giuristi sta condizionando pesantemente la regolazione dei diritti attraverso i media, sia quello della convergenza, cioè il fatto che la digitalizzazione dei contenuti sposta l'attenzione del legislatore a disciplinare in modo crescente i contenuti. Invece nella vostra prospettiva il mezzo fa ancora molto la differenza a seconda delle persone che volete raggiungere. Probabilmente predisporresti un contenuto diverso a seconda del mezzo che avete usato, cioè un video può essere veicolato su YouTube, essere accessibile dal sito di riferimento, fare parte di una campagna ideata secondo criteri target ben precisi, ma insomma questa distinzione mi sembrava interessante. E accenderei, visto quello che si è detto sulle ultime lezioni e visto anche lo spunto che ci ha dato il professor Donati sulle Quirinaria, no? E quindi sul come il numero di accessi tutto sommato modesti a Twitter condizioni nel dibattito politico oggi, come invece si sia detto che nelle ultime campagne elettorali la parte del leone l'abbia fatta ancora la vecchia TV, ma vecchia TV è TV generalista, quindi TV free to air gratis per tutti, che ancora influenza i comportamenti. Quindi diciamo che gli spunti, le soglie d'attenzione che mi sono state sollecitate particolarmente da moltissimi altri, ovviamente li escludo per la necessità di tempo, sono fondamentalmente questi e non sono, come dire, delle indicazioni di soluzioni, sono delle punti di contatto in cui l'esercizio di queste attività e di queste iniziative di comunicazione che portate avanti forse dovrebbero tenere presente. Sì, ho finito. Grazie. Grazie Maria. Provvide pure. E adesso, grazie prima. Adesso Gianpaolo Colletti.
non è pensavo di sì. Ottimo, grazie dell'invito. 5 minuti, adesso il terrore che il tempo passi. Buon pomeriggio. Grazie dell'invito. Io vi racconto la mia esperienza legata a un portalese, a maltrattivo.it.